Abbiamo finito con lo stretching e ora è il momento della fase 3, Core Power. Ho un nuovo nome, non chiamatemi Sam, ma Core, perché è quello di cui parlerò tutto il tempo. Iniziamo a lavorare qui, sulla parte centrale. Il Core. Abbiamo terminato la fase 1 e la fase 2. Ora siamo nella fase 3. Il mio mondo. Iniziamo. Cominciamo con dei colpi verso le ginocchia. Alziamo e colpiamo. Alziamo e colpiamo. Lavoriamo sulla coordinazione. Divertiamoci. Passeremo da un esercizio all'altro. 30 secondi di lavoro e altri 30 secondi di lavoro. Ancora 30 secondi e poi di nuovo. Continuate. Ottimo lavoro. Il prossimo esercizio è fantastico. Mani dietro la testa e incrociamo qui davanti. Centrate sempre il core. Nella fase 3 le ginocchia salgono più su. Centrate il core. Lavorate sugli addominali. Così, bene. Ora che avete imparato l'esercizio, aggiungeremo più potenza. Faremo dei salti. Iniziamo. Salto, 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 salto. Continuate. Se siete principianti, non è necessario che saltiate, ok? Seguite gli esercizi giusti. Scegliete il vostro livello. Continuate, ragazzi, continuate. Ancora un paio di secondi. Continuate. Fate un bel respiro profondo. E poi di nuovo. Inspirate, espirate e marciamo. Ricordatevi di respirare. Ricordatevi che non dovete lavorare sulle braccia o sulle gambe, ma sul core. Usate tutta la vostra energia per concentrarvi sugli addominali. Divertiamoci. È uno dei miei esercizi preferiti. So che lo dico di tutti gli esercizi, ma voglio solo essere in forma. Prepariamoci per il prossimo. Mani in posizione e incrociamo, incrociamo, incrociamo. Continuiamo. La fase 3 è appena iniziata. Nella fase 2 siamo diventati macchine che bruciano grassi. La fase 3 riguarda la potenza. Forza, ragazzi, attivi! Su, 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 continuate! Fatelo bene e controllato. Ricordatevi di incrociare e saltiamo su. Lavoriamo sodo. Continuiamo. Ci siamo quasi. Forza! Riposate. Idratatevi e andiamo avanti con un secondo circuito. Nel secondo circuito dobbiamo prendere solo un peso. A casa prendete il peso con attenzione. Non deve essere troppo pesante. Chiunque può fare questo esercizio. Basta scegliere il peso giusto. Prepariamoci. Io lavoro con 5 kg. Qualsiasi peso abbiate va bene. Lavorate nel vostro livello e poi progredite. Posizione ferma. Dobbiamo lavorare con delle torsioni. Il peso è qui davanti. Stiamo rilassati. Il core è contratto. Ruotiamo. Ruotiamo anche il bacino. A casa dovete stare attenti. Se siete su una superficie dove vi sentite sicuri, potete anche togliervi le scarpe. Se preferite, fatelo. Ma assicuratevi di poter girare bene sulla punta del piede. Continuate. Ricordatevi di respirare e sorridere. Io adoro il core e voglio che impariate ad amarlo anche voi. Ora portiamo la rotazione all'esterno. Fuori, fuori. E poi piccoli appoggi dietro. Fuori, fuori. Dietro, dietro. Continuiamo. Se voi riuscite a seguire il mio ritmo, va bene. Seguite la vostra velocità. Non è un movimento di danza, ma un lavoro sul core. Oggi dobbiamo pensare a questo. Fatene ancora un paio. Il prossimo esercizio si chiama Figure 8 Move.
Continuiamo, ci siamo quasi. Ancora uno. E continuiamo con figure 8 move. Posizione squat, peso fuori e facciamo un bel lotto. Concentratevi nel tenere il core ben contratto e non salite troppo con le braccia. Chiamatelo figure 8, chiamatelo rolling boat, chiamatelo come volete purché lavoriate sul vostro core. È questo lo scopo dell'esercizio. Continuiamo. Ricordatevi di respirare, core contratto. Continuate. Remate. Forza. Continuate e torniamo qui. Nel prossimo esercizio le ginocchia sono su. Il peso è fuori, saliamo e pieghiamo dentro. Pieghiamo bene dentro e concentriamoci sul core. Usate bene braccia e gambe. Lavorate bene. Concentriamoci sul core. Focalizziamo tutta la nostra energia e attenzione sulla nostra zona centrale. Fatelo bene. Continuiamo. Salite bene. Potete farcela. Su, 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 su. Forza, continuate. Fatene ancora uno e rilassiamo. Andiamo avanti, il peso è di nuovo fuori. Questa volta dovete concentrarvi bene sul bacino. Dovete piegarvi giù e tornare su. Giù e di nuovo su. Continuiamo e su. Giù e su. Usate gli occhi, seguite il peso con gli occhi. Posizionate bene i piedi. Continuiamo. Lavoriamo con gli obliqui. Lavoriamo con il core. Continuate con me. Vi sentite stanchi? Va bene, sono qui per incoraggiarvi. Tornate al centro. Portate il peso dall'altra parte. Andate giù. Forza, su e giù. Ancora su e giù. Sembra un altro movimento di danza, ma non stiamo ballando, dobbiamo essere atletici. Lavoriamo sul core. Se sentite che il peso è troppo pesante, poggiatelo a terra e continuate l'esercizio. Lavorate bene sul vostro core. Fate l'ultimo e torniamo al centro. Riposiamoci un attimo. Respiriamo perché mi dispiace, ma dovrete fare un'altra serie di questi esercizi. Bene. Mettetevi in posizione. Vi ricordate, abbiamo iniziato con delle rotazioni. Respirate e idratatevi se volete. In posizione, il peso è qui. Ruotiamo. Ruotiamo, ruotiamo. Continuiamo. Concentratevi sul vostro core. Proteggiamo le ginocchia con i piedi qui. I piedi lavorano sodo tutto il tempo. Respirate sempre e contraete bene gli addominali. Continuiamo a muoverci. Avanti. Vi ricordate cosa c'è ora? Andiamo fuori. Ampi, ampi, piccoli, piccoli. Ancora fuori, fuori, dentro, dentro. Continuate. Continuiamo. Assicuratevi che il peso si sposti da un fianco all'altro. Concentratevi. Concentratevi bene da fianco a fianco. Ricordatevi di respirare. In tutti questi esercizi non è necessario che seguiate il mio tempo. Voi continuate. Rilassiamo. Di nuovo per la figure 8 o rolling boat, come dir si voglia. Il peso è fuori e andiamo giù e su. Giù e su. Il mio core è molto contratto. Potresti darmi un pugno e non mi muoverei. Quando fate questi esercizi, assicuratevi che non ci sia niente intorno a voi. Non dovete colpire niente. Assicuratevi che non passi nessuno accanto a voi. State ben concentrati e ricordatevi di respirare. Non smettete di cantare sulla vostra barca, tanto noi non possiamo sentirvi. Ora il peso è qui davanti, portiamo su le ginocchia. Peso fuori e su. Non saliamo solo con le ginocchia, ma troviamo la posizione e lavoriamo con gli addominali. Lavorate con gli addominali. Non si lavora con gli addominali solo stando a terra, ma ci lavoriamo anche così. Abbiamo un allenamento fantastico per le braccia, le gambe e i glutei.
In questo momento stiamo bruciando grassi. Ci sentiamo bene. Rilassiamo. Portiamo il peso su e poi giù. Verso l'altro lato. Guardate il peso. 30 secondi su ogni lato. Continuiamo. Respiriamo. Se non avete i pesi a casa, potete anche fare l'esercizio senza o usare una bottiglia di acqua. Va bene comunque, purché il peso sia giusto per voi. Tornate al centro. Portate il peso fuori, l'ultima volta su questo lato. Andiamo giù e poi saliamo bene su. Assicuratevi che, dopo aver controllato il movimento guardando me, seguiate poi il peso con gli occhi. Facciamo bene il movimento. Continuiamo. Ci siamo quasi. E proseguiremo col terzo circuito. Un'altra delle mie serie preferite con i pugni. L'ultimo. E rilassiamo. Ora avete proprio bisogno di idratarvi. Anch'io. Idratarsi è importantissimo. Ora avete bisogno di due pesi o due bottiglie d'acqua o qualsiasi altra cosa vogliate. Seguitemi. Assumete una posizione ben salda. Ve l'ho già detto. Amo la pace, non la guerra, ma ora daremo una serie di pugni. Partiamo in questa posizione. Pugni su. Pronti e colpiamo, 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 colpiamo. Ancora quattro. Quattro, tre, 2, 1, ora incrociamo. Giriamoci e ricominciamo. 4, 3, 2, 1. Usate anche i gomiti. Su, su, su. Ancora 4, 4, 3, 2, 1. Gancio in su. Fate degli squat mentre colpite. Ancora 4, 4, 3, 2, 1. Rilassiamo. Core contratto e piccole rotazioni qui. Continuiamo. Concentriamoci bene sul core. È ciò su cui stiamo lavorando. I fianchi non si muovono. L'unica cosa che si muove è il core. Mi piace questo esercizio. Sembra di ballare. Lo faremo altre due volte. So che siete pronti. Continuiamo con i pugni. E fate attenzione che non ci sia nessuno davanti a voi. Pronti e iniziamo. 4, 3, 2, 1, incrociamo. 5, 6, 7, 8, uncino. 2, 3, 4, gomiti. 4, 3, 2, 1, ganci su. 2, 3, dai, ganci su. Tesi qui e piccole rotazioni. Posizione squat. Sappiamo che chi pratica box ha un core molto forte, più di molti altri atleti. Sono solidi, hanno gli addominali scolpiti. Lavoriamo anche noi. Respiriamo. Continuiamo. Pesi giù. Un respiro profondo e andiamo giù a terra in posizione per le flessioni. Ora vi spiego. In questo esercizio ci sono tre livelli. Scegliete il vostro livello. Vi spiego. Se siete principianti, le ginocchia vengono dritte in avanti. Se siete intermedi, incrociatele di lato. Se siete allenati, dovete ruotare. Ruotare i fianchi sul pavimento, sempre ben controllati. La posizione è quella per le flessioni. Lo scopo dell'esercizio è tenere fermo il sedere. La schiena è dritta, glutei giù. E continuate così. Sedetevi e riposatevi. Sedetevi e allungate bene la schiena. Godetevi il riposo. Respirate. Preparatevi e preparate anche la mente per la seconda serie. Posizione. Scegliete il livello. Cosa è comodo per voi, per me va bene. Vi state allenando, lavorate sodo e iniziate. Di nuovo per la seconda serie.
Potete anche poggiare sulle ginocchia se la posizione di flessione è troppo dura per voi. Va bene anche se poggiate sulle ginocchia, è lo stesso. Lavorano gli stessi muscoli, lavorate comunque sodo. Ottimo lavoro! Continuate, fatene ancora un paio. Ora i principianti si mantengono giù sulle ginocchia in posizione di flessione. Coloro che stanno a un livello intermedio e avanzato, giù in posizione di flessione. Alzate un piede e un braccio dal pavimento. Mantenete per almeno 8 secondi. Ma se non ce la fate, va bene lo stesso. Ora cercate di portare il ginocchio e il braccio verso il centro del corpo nello stesso momento. Cercate di concentrarvi. Trovate innanzitutto la posizione e poi continuate il movimento. Continuate. Contraete bene gli addominali. Cercate di tenere i glutei bassi. L'ultimo, e tornate giù per allungarvi. Allungate bene. Ora lo ripetiamo sull'altro lato per lavorare sugli opposti, sugli incroci del corpo. È importante per la stabilità, la forza e la potenza della parte centrale. Trovate la posizione e mantenete. Appena siete in equilibrio, respirate, contraete il core, mantenete e iniziate. Dentro e fuori. Dentro e fuori. Se siete agli inizi, il braccio può anche rimanere fermo e potete lavorare con un arto alla volta. L'importante è che non tocchi il pavimento, poi potrete avanzare. Respirate, rilassate e proseguiamo con un altro esercizio sempre in posizione di flessione, con saltelli sul pavimento. Trovate la posizione. Posizione di flessione. Se siete agli inizi, potete semplicemente portare fuori le gambe e iniziate a saltare. Saltate fuori. Se vi esercitate da un po', potete seguire questi movimenti avanzati. Spingete giù, fate le flessioni e nello stesso momento i salti. Assicuratevi che il core sia teso. Stiamo lavorando sodo. Scegliete il vostro livello, qualsiasi esso sia. Potete anche solo mantenere la posizione di flessione se volete. Fatene ancora uno e rilassate. Ne faremo ancora un'altra serie, potete farcela. Riposatevi. Facciamo un'altra serie di salti. Trovate la posizione. Verificate innanzitutto di essere nella giusta posizione. Le spalle sono in linea con i polsi. Il core è contratto e saltiamo. Dentro e fuori. Fate attenzione alla postura, assicuratevi che le braccia siano belle dritte, non piegatele. I glutei sono contratti, state lavorando sul core, sulle braccia, sui glutei. State lavorando su tutto il corpo con semplici esercizi che vi fanno sentire bene. Continuate. È il momento di una pausa per idratarvi. È sempre importante reidratarsi durante l'allenamento. Divertitevi con l'allenamento, è importante. Riposatevi un po' e preparatevi per gli addominali. Vengo a terra anch'io per lavorare insieme a voi. Andiamo avanti. Se volete usate un pesetto, una bottiglia d'acqua o quello che volete solo per lavorare con un po' di peso. Sdraiamoci in posizione per gli addominali, facciamo un respiro profondo, manteniamo il bacino a terra e saliamo su. Manteniamo, ricordatevi che è l'unico momento in cui voglio che abbiate il doppio mento, lo sguardo è sul soffitto e torniamo giù. Spingiamo su, manteniamo e torniamo giù. Continuiamo, su e manteniamo e torniamo giù. Dovete salire su lentamente, tornate giù. Fate attenzione al collo, continuiamo, ancora 4. Su, manteniamo e giù. Sono 3, potete farcela. Ora sono 2. Ancora 1. E rilassiamo. Respirate, respirate un po'. Ricordatevi di posizionarvi con il bacino a terra. Riposizionate il bacino e facciamo un'altra serie. Assicuratevi che il mento sia qui, sul petto, per proteggere il collo. Bene, dritti in avanti, pronti? Bacino a terra, spingete dal core e tornate giù.
Non dovete spingere con il collo né con il mento, ma dovete usare il core per salire su, mantenere e tornare giù. Continuiamo. Se sentite pressione nel collo, potete riposizionarvi. Fermatevi per un secondo. Potete sempre riposizionarvi e ricominciare. Ancora due. L'ultimo su. Manteniamo e torniamo giù. Un respiro profondo. Riposizionatevi con il bacino. La schiena deve essere ben appoggiata a terra e portate un peso su un lato. Il petto è in fuori e lo incrociamo verso l'altra parte. Pronti a iniziare? Saliamo. Manteniamo e torniamo giù. Saliamo. Manteniamo e torniamo giù. Man mano che vi stancate, il bacino potrebbe alzarsi da terra. Ecco perché dovete concentrarvi e fare attenzione a mantenere il bacino a terra. Facciamone ancora due. Uno, l'ultimo. Un respiro profondo e portate il peso sull'altra mano. Trovate la giusta posizione con il petto. Bacino a terra, un respiro profondo. Tiriamo su e torniamo giù. Su e poi giù. Continuiamo. Il core sta lavorando, cominciate a sentire che sta lavorando. Continuiamo. Se sentite dolore sul collo, mantenete la mano dietro. Fatene ancora uno e rilassiamo. Seconda serie, ragazzi. Conoscete il movimento, ora dovete concentrarvi sui muscoli con i quali stiamo lavorando, sull'addome e le braccia. Posizioniamo la mano qui dietro per supportare meglio il collo. Mi posiziono e salgo. Le spalle, come vedete, si staccano dal pavimento. È questo il segno che dovete tornare giù. Non appena le spalle lasciano il pavimento, dovete tornare giù. Continuiamo. Ancora uno. Facciamolo bene. Respiriamo. Cambiamo mano e spostiamo il peso qui, con attenzione. Posizionate la mano se avete bisogno di sostenere il collo. Bacino a terra. Mento qui e incrociamo su e giù. Continuiamo. Bene così. Bravi. Avanti così. Ancora uno. Facciamolo bene. Fantastico. Ottimo lavoro tutti quanti. Per assicurarvi di mantenere il massimo dal vostro corpo, è fondamentale che vi riposiate nel corso dell'allenamento Herbalife. A presto!